Proseguono gli incontri tra RSU, sindacati e amministrazione comunale per la stabilizzazione dei 43 precari dell'ente. Entro il 30 novembre, infatti, così come predisposto per legge, l'amministrazione comunale dovrebbe predisporre il piano triennale del fabbisogno del personale da inviare alla Regione per poi proseguire con l'iter della stabilizzazione che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 31 dicembre. Al centro della discussione tra le parti interessate, le ore di servizio settimanali per il personale da stabilizzare. Personale che attualmente presta un servizio di 35 ore che, secondo quanto previsto dal Comune, dovrebbero scendere a 11-13 ore a settimana. Una soluzione, quella proposta dal Comune, che sindacati e le RSU contestano e che non garantirebbe le condizioni economiche dignitose per i precari. 18 le ore settimanali rivendicate dai sindacalisti e dalle RSU per garantire anche gli assegni familiari. Apprezziamo lo sforzo dell'amministrazione perché vuole stabilizzare tutti, ma a fronte di questo facciamo noi delle proposte, delle richieste che sono semplici nella sua sostanza. Noi dichiariamo che le somme accantonate per la riserva dei posti per i lavoratori delle ex province non debbano essere accantonate perché la legge del Rio non si applica in Sicilia, quindi possono essere utilizzate per stabilizzare il personale. Ma non fosse così, noi chiediamo che queste somme che dovrebbero essere accantonate secondo la regione siciliana in favore di questi lavoratori delle ex province vengano contestualmente alla delibera di stabilizzazione utilizzate per l'integrazione oraria, perché delle due l'una: o non si possono utilizzare per la stabilizzazione contestualmente e quindi si utilizzano per l'integrazione, o si utilizzano per la stabilizzazione in modo definitivo. Questo lo chiediamo con forza all'amministrazione, che sicuramente si sta immedesimando, però noi vorremmo veramente una forza, un loro schieramento, da loro parte veramente un'azione anche politica, affinché noi non dobbiamo essere così mortificati con queste regioni. Noi dobbiamo sopravvivere, come anche un mese a 13 ore, come si fa a campare la famiglia?